Non c'è da applaudire, l'escalation è evidente, no? Ti compri la pistola, me la compro anch'io, ce la spariamo, allora poi il ladro ha il Kalashnikov, io ho il bazooka. È un'escalation che produce negli Stati Uniti d'America 11.000-12.000 morti all'anno per arma da fuoco. È sbagliato, noi, guarda, siamo qui, no, spara solo la mafia, noi no. Ora vi lascio 30 secondi col ministro Pistola. Mi auguro che non vi convinca, perché non vorrei ritrovarvi tra un attimo tutti armati fino ai denti, ok? Vado. Lasciatemi esprimere enorme soddisfazione, non da ministro ma da cittadino italiano, perché diventa finalmente legge il decreto sicurezza, che porterà più tranquillità, ordine, regole e serenità nelle città italiane. E ringrazio gli uffici del Ministero dell'Interno, ringrazio i sindaci, i presidenti di regione, le associazioni, i sindacati, tutti quelli che hanno collaborato a questo enorme sforzo che non ha precedenti nella storia degli ultimi anni. 13 nigeriani che erano richiedenti asilo a spese degli italiani ospiti a Potenza, grazie a questo decreto vengono presi per un'orecchia, convocati e rimandati a casa loro. C'è la guerra in Nigeria? No. Ti apro le porte di casa mia, ti metto in albergo, ti pago colazione, pranzo e cena, in cambio vendi droga a mio figlio a pedate nel sedere da dove sei. Ma no, non è così. Sì, è così, ma glielo dico io. Ma non è così. Freddy Pacini, dopo molte rapine, 38, ha sparato ad un ladro che è entrato e l'ha ucciso. Oggi c'è il Far West. Se quest'uomo alle 4 della mattina si vede entrare due tizi che sfondano le vetrate col passamontagna e il piccone che vanno verso di lui, lei cosa fa? Lei cosa fa? E quindi c'era Conte da Juncker, quindi non è arrivato con un messaggio rassicurante, positivo. E quindi io sono in un mood rassicurante e positivo. Così lo spread scende. Perché mi dicono che se sorrido lo spread scende. E quindi io passo le mie giornate a sorridere.